Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli cittadini che ci ascoltate anche stasera da fuori, ed è importante capire quello che avviene dentro quest'Aula. Premetto che il Movimento 5 Stelle voterà no a questo decreto e cercherò di articolare le motivazioni. Prima di arrivare alle motivazioni, però, signor Sottosegretario, mi consenta di togliere qualsiasi tipo di equivoco. Il Movimento 5 Stelle è vicino in maniera assoluta a tutti i lavoratori, a tutti i militari che negli anni e da sempre si sono battuti per la popolazione, per i salvataggi che sono avvenuti in mare, per i tantissimi altri episodi nei quali, ecco, in maniera encomiabile hanno svolto più del loro lavoro. Quindi su questo non c'è nessun tipo di dubbio o equivoco da nessun altro intervento che è venuto da componenti del gruppo Movimento 5 Stelle. Stiamo parlando di un'operazione che dovrebbe essere partita il 27 di giugno e si concluderà il 30 di settembre, con esattezza 96 giorni. L'obiettivo deve essere sempre chiaro per la difesa, no? L'obiettivo, così come è stato in parte detto, è quello di contribuire a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani, adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospetti di essere stati usati dai passatori o dai trafficanti. Vedete, colleghi, è soltanto una parte dell'obiettivo che questa missione si pone di fare. È una parte di obiettivo che il Movimento 5 Stelle non condivide. Crediamo che non si possa fermare e bloccare questo enorme esodo alla quale stiamo assistendo attraverso un blocco navale che è tanto evocato dai colleghi della Lega, che dico, ma anche a scanso di equivoci, non c'è nemmeno qui, nemmeno in questo decreto c'è un blocco navale. Se andate a prendere un documento, è quello del Servizio Affari Internazionali, signor Sottosegretario Rossi, il numero 2. Tra gli obiettivi ce ne sono tanti e questi assolutamente condivisibili, gliene enuncio solo qualcuno: affrontare le cause, povertà, crisi e conflitti che tramite il miglioramento delle situazioni della sicurezza umanitaria, dei diritti umani e delle condizioni socio-economiche nei paesi di origine. Stiamo parlando di qualcosa di assolutamente differente. Per fare questa operazione non ci vuole la Cavour, non occorrono i sottomarini, non occorrono gli aerei. È un lavoro di diplomazia che andava fatto negli anni precedenti, dei quali ora dovevamo raccogliere frutti. Se andiamo a leggere un altro punto, la cooperazione con i paesi di transito ed il controllo dei flussi e per il contrasto efficace dei traffici e dei trafficanti. Non ci vuole la Cavour, non voglio fare io il lavoro che spetta ai militari, ma non ci vuole nemmeno il sottomarino e nemmeno gli aerei per fare questa cosa, signor Sottosegretario. Ora, davanti agli obiettivi che sono sì importanti, ma non vengono assolutamente raggiunti, perché già è specificato nella fase 2, se non ci sono le risoluzioni dell'ONU, la fase 2 non può essere applicabile. Allora le dico, davanti a quello che è un investimento, quindi non un costo, un investimento che il nostro Paese sta facendo per questa missione, parliamo di 270.000 euro al giorno, 270.000 euro al giorno. Allora, per mettere in atto un'azione militare che non raggiungerà il proprio obiettivo, secondo voi è un'azione di buonsenso spendere 270.000 euro al giorno? Sì o no? Dovete darvi questa risposta e dovete essere anche in grado di capire quali sono i ruoli che due nostri militari stanno ricoprendo in questa fase, perché il comando di questa operazione è data ad un nostro ammiraglio, l'ammiraglio Cremendino. E
L'operazione militare vera e propria sul campo viene guidata anche da un altro contrammiraglio, Andrea Gueglio. Allora vi chiedo, ma quali compiti stanno svolgendo in questa prima fase di intelligence con la nave Cavour e con i sottomarini? Oltre ai 26 milioni, gli 11 milioni e 2 che i paesi che dovrebbero probabilmente partecipare, quando saranno dati e se saranno dati all'Italia? Per questi motivi, colleghi, il Movimento 5 Stelle voterà convintamente no, ma no perché non è questa l'idea di una difesa sostenibile che serve a questo Paese immediatamente, ma serve con un approccio assolutamente differente rispetto a quello che ci ha portato nel 2011 alla guerra in Libia. Quindi sarà un no doppiamente convinto.